numeri da Serie B, ma non c'erano dubbi. Quella categoria che i tifosi molossi hanno soltanto assaggiato ancora una volta e che meriterebbero di ritrovare al più presto. Di Città di Nocera a Sant'Agnello, più che il risultato, resterà impressa l'imponente presenza sugli spalti dello Stadio San Francesco di una tifoseria ferita, ma non per questo demoralizzata. Dopo un periodo di assestamento, molti hanno scelto di tornare a riempire i gradoni dell'impianto nocerino, quello inaugurato da Gigi Riva, scritto tutto attaccato ovviamente, quello dove solo qualche tempo fa la Sampdoria ha tremato, il Torino pure. Quello dove si sono ammirati i successi in Coppa, le avventure nei campionati più disparati, compresa questa eccellenza, che sta proprio stretta alle due Nocera. Non ce ne voglia il Sorrento Sant'Agnello, non ce ne vogliano coloro che pensano, noi compresi, che il calcio d'oggi è cambiato, si basa su altre componenti che non sono semplicemente quelle del tifo appassionato, perché la biglietteria oggi conta davvero poco. Eppure la storia ci insegna che per avere un futuro bisogna prendere il meglio di ciò che è il passato, senza dimenticare anche i passaggi in chiaroscuro. Ecco perché il calcio, per tornare quello di un tempo, in Italia, ha bisogno di calore, colore, dei propri sostenitori. Il calcio, che va dal terzo gradino a scendere giù, sta pian piano morendo. E sta morendo proprio per l'abbandono della gente, delle famiglie. I ragazzini oggi si innamorano di Messi, Ronaldo e quindi di Barcellona, Real oppure al massimo delle squadre di Serie A più titolate. Il rapporto viscerale di una volta con la propria identità calcistica territoriale si sta perdendo. Ben vengano allora le passionali tifoserie come quella molossa, anzi, vanno preservate, cercando di fare quel passo in avanti deciso sotto l'aspetto culturale, sociale, che porta all'allontanamento di qualche mila marcia. Ed è ovvio che non ci riferiamo in questo caso solo alle due Nocera, ma a tante piazze che potrebbero far rivivere la vera essenza del calcio. Quello dove si va allo stadio con la maglietta della propria squadra addosso, con una bandiera e una sciarpa, non è un sogno, è realtà. L'abbiamo visto domenica, quasi 5.000 sugli spalti per una gara del torneo regionale di eccellenza. Nulla da dire ad altre realtà che fanno sacrifici per crescere e progredire, ma il San Francesco ha regalato emozioni, continuerà a farlo, ne siamo certi.